Avete già sentito parlare di karma e dharma? Ok. Karma, a volte, ormai è stato sdoganato il termine karma, se ne parla tanto, come di spiritualità se ne parla tanto dopo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha parlato di spiritualità. Ma del resto, se noi centinaia di anni che parliamo di psicologia, psicologia, psiche vuol dire anima, quindi lo studio dell'anima. Cioè, quindi alla fine non vi sto dicendo un qualcosa che non è stato dimostrato. Vi sto parlando di un qualcosa che fino a qualche tempo fa faceva molta paura. Perché avere il pieno potere della nostra identità, avere il pieno potere dei nostri pensieri, delle nostre emozioni, delle nostre azioni, per, credetemi, può fare paura. E quindi, quando si parla di anima, quando si parla di spirito, sembra quasi che si parli di fantasmi, si parli di un qualcosa che è lontano da noi, no, 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 no. Ma che esista o non esista, facciamo finta che non esista una reincarnazione, facciamo finta, diamo un momento, proviamo a fare finta che non esista. Ma questa vita, che potrebbe essere l'unica e l'ultima, ma ce la vogliamo godere? Abbiamo in qualche maniera gli strumenti per godercela? Ce li abbiamo? Li utilizziamo? Perché? Perché entrano quelli che io ho definito tre fattori, che adesso li vedremo, che vanno in qualche maniera a limitare il nostro agire. E il karma, quando vi parlavo prima di karma, quindi è una parola che è stata sdoganata, scusate, vedo ogni tanto mi perdo, però poi riesco a tornare. A volte il karma è confuso col destino, è colpa del karma. Ah, ma chissà nella vita scorsa cosa ho fatto, sicuramente nella vita futura farò, sarò. E la domanda è in questa? Cosa fai qua adesso? Diventa forse a volte un bell'alibi, karma. La giustificazione, perché cioè noi non possiamo non avere una giustificazione a quello che ci succede, allora cominciamo a cercare risposte. Risposte su risposte, migliaia di libri, migliaia di corsi, e poi dobbiamo provare a studiare meno e fare qualcosa di più. Non vi dico che io non ho studiato, ma sono stato anche io di quelli che li chiamo gli scaricatori compulsivi, i lettori impulsivi, i frequentatori di corsi impulsivi, mille corse, mille libri, mille. E poi mi trovo sempre che c'era qualcosa che non mi tornava, perché tendevo solo a confondere la mia mente. E allora ho detto, ok, prendo questo, potrebbe essermi utile, però prima lo provo, perché finché non lo proviamo non puoi capire se ti è utile o no. Quindi prendevo pochi pezzi, sperimentavo e facevo sperimentare le persone che mi seguivano, che comunque avevano a che fare con me, sia nel lavoro di formatore sia nel lavoro di ricercatore, di coach. E infatti poi sono arrivato, vi dirò adesso qual è la descrizione di me, che sono arrivato dopo anni, io chiamo di ravanamenti della pace. Non so se avete mai sentito quell'essere, quella forza che dentro la pancia in qualche maniera ogni tanto cerca di dilaniare, cerca di uscire. Quel fastidio, quell'angoscia che sentite nella pace, l'avete mai sentito voi? Ok. Io sono andato avanti con questo mal di pancia fino a un po' di anni fa. Poi a un certo punto ho visto che facendo cose molto più semplici e facendo di più rispetto a quello che pensavo, sembrava che le famose sensazioni di prima, sembrava che in qualche maniera sì. Ogni tanto poi viene fuori perché? Perché magari sono all'inizio di una nuova esperienza. Perché il karma registra, è un registratore, registra tutto quello che avete fatto, tutto quello che non avete fatto. Per quella legge della compensazione. Quindi quando io mi incarno, devo in qualche maniera andare a chiudere il ciclo, perché tutti i cicli si aprono e si chiudono. E quando si chiudono si trasformano e vi danno nuovi spunti. E il karma registra anche le vostre abilità, le vostre capacità, registra tutto. Quindi a volte uno si trova lì a fare delle cose e dice, cavolo, che bello, mi vengono bene. Eppure
non le ho mai fatte, non le ho mai viste, non le ho mai studiate. Sono delle persone che ricordano delle vite precedenti e magari riconoscono degli strumenti che non avevano mai visto. Vi parlo di una cosa personale: mia moglie riconosce degli strumenti che venivano utilizzati dagli imbalsamatori in Egitto, ma questa l'ha cominciata a riconoscere da quando era piccola, perché probabilmente poteva essere un ricordo. Anche a voi vi sarà capitato di avere delle intuizioni o sapere delle cose che dico, ma cavolo, come faccio a saperla? Probabilmente è un qualcosa che è già stato registrato, oppure è stato registrato da voi quando eravate piccoli. Perché c'è una parte della nostra vita fino ai 3 o 4 anni dove noi non abbiamo uno stato di consapevolezza, diciamo, di quello che noi pensiamo adesso, che forse neanche adesso abbiamo una consapevolezza. Però, siccome il bambino deve imparare molto velocemente, infatti l'identità, una parte di identità si crea dagli 0 ai 4 anni. Il bambino deve imparare velocemente, non può avere i filtri del giudizio, non può avere i filtri del paragone, non deve imparare, deve essere una spugna e continua ad assorbire. Perché se ogni volta che si trova davanti a una cosa nuova in cui dice no, forse questa non mi serve, ma forse questa l'ho già vista, capite che non riusciremo a imparare a parlare, non riusciremo a imparare a comunicare con gli altri, non riusciremo a camminare. Il bambino impara a camminare, a proposito di successo o non successi, perché cade mille volte e mille volte si rialza. Immaginate di dover imparare a camminare adesso, con lo stato di consapevolezza che abbiamo adesso. Cado e no, sono caduto una volta, non ce la posso fare. Se noi dovessimo imparare a camminare dai 16 anni in poi, 15 anni in poi, nessuno di noi riuscirebbe a camminare. Al secondo tentativo non sono capace. Per fortuna che il bambino apprende, cade e cosa fa? Si rialza. Cade, si rialza. Cade, si rialza. Scusate una cosa, ma secondo voi è facile coordinare tutti i muscoli e trovare l'equilibrio? Porca miseria, ma è una conquista per tutto il bambino. Il bambino sogna, ha la capacità di vedere l'impossibile. Però poi ti comincia a dire, non si dice voglio, non si dice vorrei, tutti quei condizionamenti che ci... Ma il bambino, per il bambino non ci sono limiti, ma anche per la nostra identità, per la nostra anima, per il nostro cervello non ci sono limiti. Ed è stato dimostrato dalla fisica quantistica. E adesso vi spiego perché. Quindi karma registra tutto, quindi mettiamo che tutto questo è la somma di quello che siamo stati, di quello che abbiamo fatto, di quello che non abbiamo fatto, e poi magari in questa vita decidiamo se abbiamo voglia di portarlo a compimento, quindi andare a compensare quello che non è stato fatto. E secondo il mio punto di vista, vi dico subito che comunque la mia potrebbe essere una teoria, ho messo insieme una serie di studi, non è verità assoluta. Io non penso che ci sia una legge del taglione. Cioè, se tu sei stato vittima, allora dovrai provare a essere carnefice, se sei stato carnefice dovrai provare a essere vittima. Secondo me, ci sono delle filosofie che dicono che ci sono dei vortici di energia che quando uno si incarna, prendono. Ma un pochettino la nostra anima decide, attraverso il Dharma, quale esperienza fare. E l'esperienza ovviamente non sarà fa semplice, perché se no non ci sarà l'esperienza. Se io vado a scuola, immaginate di andare a scuola, sai già tutto, sai già tutte le risposte, conosci già tutto. Cosa vai a fare a scuola? Quindi quando qualcosa, per assurdo, sembra difficile o più faticoso, forse lì c'è indicazione di dove andiamo. Anche quello, dove andiamo? E dove andiamo? A volte ci chiediamo, sì, dove sono, chi sono, dove vado? E dove andate? Se siete veloci, e quindi avete delle buone intenzioni, siete consapevoli, potreste fare tanta strada. Se avete una buona licenza, avete una buona macchina, gli mettete benzina, avete una buona direzione, potete fare tanta strada. E questo io l'ho capito quando mi sono trovato ad affrontare un pochettino il mio mostriciato, il mio orso, io lo chiamavo un orso che mi sbranava da dentro, e a capire chi sono, dove sono e dove vado. Ho provato a trovare degli altri alibi, che è dove sono, l'ambiente. Ah, se fossi nato
avete mai detto, avete mai sentito, se fossi nato là, se fossi nato qua, se avessi 10 anni in meno, alzi la mano, non ha mai pensato a me una volta, e capita, sono gli anni, perché il nostro cervello, ricordatevi, che cerca di giustificare tutto, perché sennò impazzirebbe. Se noi non riusciamo a dare una giustificazione, a volte non è logica, ma plausibile per noi, diventeremo matti. Immaginate di dire, ok, io voglio tutto, ma non ho niente. Ci andiamo fuori di testa. Rischieremo di andare tutti fuori di testa. Perché il nostro cervello crea degli alibi. Ok? Quindi mi chiedevo dove sono, che cosa faccio. Poi ho capito che c'è la descrizione di noi stessi che ci permette di, uno, identificarci, ma non tanto agli altri, a noi stessi. Cioè trovare quell'equilibrio verticale, trovare quella, io la chiamo la felicità e la libertà interiore, quella sensazione di, che ci permette di avere quello che è l'equilibrio orizzontale, quindi avere la felicità e la libertà esteriore. Quindi questa definizione io sono riuscito, anche lì, un work in progress, e saranno anche delle cose che metterò in più, a definire la mia essenza. Io mi definisco una persona curiosa alla ricerca costante di strumenti per migliorare la qualità della vita. 97 caratteri. Perché è una cosa che io mi ricordo, e quando me la ricordo io la imprimo in ogni mia singola cellula, perché ogni nostra singola cellula, noi siamo fatti di miliardi di cellule, ogni singola cellula ha una memoria. E quando le cellule, sapete che comunque si rigenerano, quando si rigenerano passano che cosa? Attraverso il DNA passano informazioni alle cellule successive e si evolvono. Si evolvono se la cellula è in espansione. Se la cellula è in contrazione, la vita non si evolve, la cellula non si evolve, e immaginate quando si parla di contrazione, di espansione, che cos'è respiro? Inspiro, rilascio, contrazione ed espansione. Quando c'è qualcosa che non ci torna, quindi siamo in e stiamo evolvendo? No. E quando stiamo bene? Siamo in espansione. E questa è la vita, contrazione ed espansione, contrazione ed espansione. Quindi è una definizione che a me fa stare. Quindi sono una persona curiosa alla ricerca costante di strumenti per migliorare la qualità della vita. Poi, ok, e questo? E questo? È vero secondo voi che essere, fare, avere è importante che siano allineati? Quindi pensieri, azioni e risultati? Io penso tanto, faccio tanto, ma non ho i risultati che speravo, identità. Secondo voi sarò in espansione tranquillo o sarò in contrazione? La cosa bella è che l'evoluzione, adesso voglio dire le facce, l'evoluzione avviene nella mancanza. Perché vedete che le cose semplici, quindi non nella mancanza, per essere precisi, avviene nella percezione della mancanza. Parola chiave numero uno. Quindi andiamo qua un attimino e torniamo al nostro, alla mia descrizione. Quindi evoluzione. Andiamo a mancanza. Ok. Quindi, qua un pochettino per chi ho fatto corsi aziendali, ho fatto corsi personali, mi parlo un pochettino della mia visione, della mia missione, della mia visione, della mia missione personale. Che cosa faccio? In questo momento io faccio il formatore per le aziende, insegno in 2 scuole di estetica, comunicazione come vi ho detto prima, faccio il ricercatore, quindi mi piace studiare e trasformare, prima di portare l'applicazione, ovviamente io studio, provo su di me. Ok? Provo sugli altri, non è detto che solo su di me funzioni, magari su di me non funziona, su tante altre persone funziona. Quindi è anche un continuo
miglioramento, quindi studio tante cose, le sperimento e quando sono sperimentate, quindi cosa faccio? Studio, ricerco e formo e alla fine il mio avere che cos'è? Insieme a Tecla, insieme a Chiara, grazie ad Aldo e a Ivana che non ci sono stasera, il nostro avere è creare un metodo pratico, veloce ed efficace che consenta alle persone di o favorisca alle persone la crescita personale, professionale, finanziaria o evoluzione, chiamatela un po' come volete. L'importante è che abbiamo questa tendenza a o cambiare la qualità della nostra vita o a migliorarla e a volte purtroppo a cercare di non peggiorarla. Questo cambia molto nel nostro, nell'energia che noi mettiamo. Fare una cosa per cambiare la qualità della vita, provate anche a cambiare la qualità della vita. Cioè comunque cambiare c'è qualcosa che vuol dire che non ci piace, migliorare, provare a fare in maniera tale che non peggiori. Che energia posso mettere? Le mie cellule come saranno? La mia identità come sarà? Ma anche la mia identità, al di là di... C'è anche un'identità, secondo me, somatica, cioè come ci comportiamo. L'identità personale c'è anche il nostro atteggiamento, la nostra postura. Cioè, certo che se vado alla persona, io sono una persona tranquilla e sicura di me, ovviamente, come mi atteggio, come mi muovo, come le mie cellule rispondono. Ovviamente se sono sempre arrabbiato, sono sempre in... Guardate che tutta ogni mia singola cellula sarà in trazione. Se invece sono tranquillo e rilassato, in qualche maniera, quando siamo tranquilli e rilassati, le persone ti diranno, vabbè, mi hai dato una buona energia. Ok? Ma usiamo delle parole a volte delle quali non conosciamo il significato o non gli diamo importanza. Quindi, io sono curioso, momentaneamente faccio questo, un domani potrò fare qualcos'altro. Ma ho sempre bene in mente questo, che è la mia essenza, e quello che voglio realizzare. E la curiosità ovviamente nasce dall'osservazione dei comportamenti miei, l'osservazione dei comportamenti degli altri. E quando parlavo di percezione, la parola chiave numero uno è percezione, è l'osservazione che noi abbiamo della nostra realtà. È oggettiva? No. No, che credo no. Perché non è oggettiva? Perché? Perché siamo in un campo che ci influenza? No. Siamo in un campo al quale noi diamo il permesso di lasciarci influenzare. Ok? Io faccio un esempio molto banale. Qualcuno di voi conosce Leonardo del Vecchio? Ultimamente è diventato famoso perché è uno dei pochi italiani che invece di vendere acquisisce. Ha comprato Leonardo del Vecchio, è il patron di Luxottica. Conoscete Luxottica? Tutti i marchi italiani stanno vendendo e lui ha comprato un marchio francese. Leonardo del Vecchio, mi sembra settimo o sesto di 8-9 figli, siccome i genitori non potevano permettersi di mantenerlo, l'hanno messo in collegio. Quindi famiglia, non possiamo dire benestante, una famiglia che padre e madre che lavoravano, comunque faceva fatica, 7-8 figli. Si parla, penso che Leonardo Vecchio possa avere 70 anni, di più, 80 anni, per cui parliamo. 72. Parliamo di 72 anni fa, di 62 anni fa. Viene messo in collegio, e lui poi incomincia, a 13-14 anni comincia a lavorare. Quindi ambiente, collegio, 13-14 anni comincia a lavorare, a fare il garzone di un artigiano, ok? Quindi non si è chiesto mai il mio ambiente. In qualche maniera lui aveva un qualcosa dentro, chiamiamola volontà, chiamiamola aspirazione, chiamatela un po' come volete, e poi da garzone comprato... si è aperto la sua prima attività e così via, è diventato, penso, uno degli uomini più ricchi d'Italia e tra gli uomini più ricchi del mondo. Quindi l'ambiente conta? Se ci lasciamo influenzare, sì. E quando parliamo di ambiente, parliamo di questo famoso campo elettromagnetico, che è dettato dalla cultura, dai media, che in qualche maniera vanno a influenzare non
noi, ma la cosa è peggio ancora, vanno a influenzare la percezione che abbiamo noi di noi stessi, del nostro ambiente e delle nostre capacità. Leonardo il Vecchio non si è fatto influenzare, meno male per lui, ed è riuscito a costruire quello che ha costruito. E qua io mi ricordo, ma sempre nella famosa osservazione, sempre parleremo anche dell'effetto osservatore, quando dicevo che la vita è molto più semplice di quella che pensiamo, mi viene in mente che abbiamo, ormai non, purtroppo non lo vediamo più, ma abbiamo tutti noi la conoscenza di un'attività, di una persona che veramente mette in pratica quella che è, chiamiamo legge dell'attrazione, legge dell'evoluzione, il contadino. Qualcuno di voi è contadino, è stato contadino, conosce cosa fa un contadino? E noi diventiamo matti, guardiamo, noi abbiamo delle risposte semplici di fronte a noi. Il contadino intanto lavora, agisce e vive in sintonia con che cosa? Con la natura. Almeno, probabilmente il contadino di adesso no, perché utilizzano... Io parlo del contadino, quello che fino a qualche anno fa seguiva i ritmi della natura. Sapeva che ogni frutto aveva un tempo naturale di maturazione. Adesso invece tra fitoestratti, tutto quello che è, ci troviamo a mangiare dei cibi fuori stagione, ci troviamo a mangiare dei cibi che non sono i nostri, che in qualche maniera non risuonano con la nostra cultura, con il nostro ambiente, con il nostro terreno, e ovviamente il contadino non segue più tanto le leggi della natura, perché può fare il giorno e la notte, le serre possono diventare giorno e notte, tornando al respiro, il nostro grande respiro è collegato con la natura e la luce e il buio, quindi è il respiro, la terra respira, l'universo respira con la luce e il buio, noi respiriamo, e quindi la nostra vita è alti e bassi. Quindi che cosa fa il contadino? Uno, la prima cosa che fa, prepara il terreno. Se può, lo sceglie. Se può, ne compra un altro. Ma se non può farlo, che cosa fa? Prepara meglio quello che ha. Invece, chi siamo, dove siamo e dove andiamo? Abbiamo visto più o meno chi siamo. Dove siamo? Ah, se fossi nato a Napoli, se fossi nato a Milano, se fossi nato a New York, se fossi nato in quella famiglia, se fossi nato in un'altra famiglia. Cioè, a volte ci illudiamo che cambiando l'ambiente cambi qualcosa. Alzi la mano che non ha fatto almeno una volta nella propria vita. Il contadino ha questo, prepara questo, quindi toglie le erbacce, toglie le pietre, fa tutto quello che deve fare, lo diserta, che adesso i tecnici non lo so, però fa in maniera tale che sia pronta la semina. Seconda cosa che fa il contadino, decide la semina. Ovviamente decide se seminare grano, se seminare mais, ci sono, ad esempio nell'agricoltura c'è la rotazione dei terreni. C'è qualcuno di voi qua, di qualcuno lo so, che ha un'attività che ha a che fare con la vendita al dettaglio o col pubblico? No. Una volta. Ok. Perfetto. E lì si parla di terreno, di clientela. A volte un errore che ho fatto anch'io da quando facevo l'agente di commercio era andare a spremere sempre lo stesso terreno, quindi cercare di ottenere il massimo dal proprio terreno. Il contadino lo sa che non è possibile, dopo un po' il terreno si impoverisce, ha bisogno di essere lasciato riposare. Noi lo facciamo? A volte sì, a volte no. E a chi ha un'attività dopo gli faccio vedere. Anche il ghiaccio, però loro vedranno una cosa diversa. Quindi decide cosa seminare, ma soprattutto sa che se semina grano avrà, se semina mais avrà, no,
pretendiamo di avere un nuovo lavoro e non seminiamo un nuovo lavoro. È un po' contro natura, secondo voi? Ma io non lo volevo, ma sei sicuro che non l'hai voluto? In qualche maniera tu l'hai voluto. Perché noi attiriamo alla nostra vita due cose, quello che vogliamo o quello che temiamo. Che è quello che temiamo. Perché in qualche maniera il nostro cervello, col nostro cuore, si allineano e ci fanno fare azioni o non ci fanno fare azioni in direzione di quello che o vogliamo o pretendiamo. Perché a volte c'è anche la pretesa. Nell'ambiente, io pretendo che ambienti parliamo anche di ambienti familiari, parliamo solo di ambiente lavoro, io pretendo che lui faccia questo perché se no, e la pretesa crea pretesa, cioè mi tendo prima ancora di già come la preoccupazione, mi occupo ancora prima di chi. Quindi già le parole usiamo in maniera corretta, per ovviamente per darci noi stimoli diversi. Decide la semina, semina finalmente. E sa anche che non butterà un seme, non butterà due semi, non butterà tre semi, butterà migliaia di semi. Sa che qualcuno di questi non lo frutterà, alcuni verranno mangiati, ma qualcuno darà i frutti. Invece noi facciamo una volta una cosa. Sto dicendo delle cose. E quindi la nostra identità rimane sempre quella. Quindi io penso di essere una persona che non si muove abbastanza e che cosa farò nella vita? Non mi muoverà abbastanza e quindi diventerà una profezia autoavverante, continuerà a non muovermi. Butta via i semi, sa che qualcuno nascerà e poi ovviamente appena seminato raccoglie subito. No, aspetta. E mentre aspetta sta fermo? No. E cosa fa? Prende cura. Si prende cura. Nessun terreno. Si c'è la togliere a pasto di erbacce, lo annaffia, lo pulisce. Invece noi no, facciamo un'azione poi. E la nostra identità incomincia a costruirsi. E più si costruisce più diventa solida, e più diventa solida più facciamo fatica a scardinare. E incominciamo a pensare, seconda chiave, che sia irreversibile. Quando noi pensiamo che una cosa sia irreversibile, quindi impossibile, non faremo mai niente per cambiarla. Ma sono fatto così. La frase è che cosa ci posso fare io? L'avete mai sentita? Quando noi pensiamo che una cosa sia irreversibile, e vi spiego adesso perché, quindi prima chiave, abbiamo detto, percezione. Seconda chiave, irreversibilità. Quando pensiamo che sia irreversibile, non faremo mai niente perché tanto non si può cambiare, giusto? Che me lo fa fare, perché devo far fatica? Quindi si prende cura, quinto, raccoglie quando è che raccoglie il contadino? Quando i frutti sono pronti, né prima né dopo. Perché se raccoglie prima è acerbo, se lo raccoglie dopo. Quindi ci deve essere anche la capacità di saper raccogliere i frutti in un momento. Ma questo da che cosa dipende? C'è il timer che dice guardate che è il momento di raccogliere. No, percezione, sensibilità, percezione. Oppure la sensazione corporea che vi fa dire è il momento. Perché tutto sta andando, se io penso al passato, provate a pensare al passato, se avete avuto un problema nel passato, o qualcosa che non siete riusciti a fare. Ovviamente questo è il dolore del passato di creare la preoccupazione del futuro. Flaubert diceva che il passato ci tormenta, il futuro ci spaventa, il presente ci sfugge. Perché la nostra mente è collegata su una... ha una concezione del tempo, scusate, non la nostra mente, noi abbiamo una concezione del tempo lineare, vero? Se io penso, mentre sta seminando, comincia a dire, ma l'anno scorso c'è stata la grandine, c'è stata l'alluvione, non ho avuto un buon raccolto,
al contadino gli entra niente, lui è qui ora e qui segna, perché sa che quello che segna oggi gli darà un frutto domani, mentre noi intanto l'identità, la nostra identità è sempre legata al passato. È vero che in questo momento fra un minuto è già passato, è vero, però l'identità è un qualcosa che deve avere, per farvi stare bene, per farvi non creare quei dolori, quei ricordi del passato, un qualcosa che ci dia quella sensazione di movimento, questa sensazione di verso. E quando parliamo di movimento, perché è molto, per noi è molto importante la localizzazione? Perché ci hanno insegnato in fisica che il movimento ha bisogno di due parametri: la localizzazione del corpo che deve essere misurato e la velocità. E questo avviene quando si parla di corpi pesanti. Noi siamo corpi pesanti. La nostra vibrazione, come dicevo prima, la vibrazione bassa non è una cosa brutta. È la vibrazione bassa perché comunque nella vibrazione bassa si crea la materia, è stato dimostrato dalla fisica quantistica. Mentre noi siamo fatti da miliardi di cellule, e questi miliardi di cellule sono fatte da miliardi, e la parte ancora più piccola dell'atomo sono delle particelle subatomiche, dette quanti. Negli anni, sembra se non sbaglio, negli anni 60, un fisico, Heisenberg, comincia a fare i primi esperimenti di fisica quantistica. Non è stato il primo, scusate, c'è stato prima un altro fisico quantistico che si chiama Max Planck, e cominciano a capire che ci sono delle dinamiche che la vecchia fisica non riescono più a spiegare. Provano a studiare il movimento delle particelle subatomiche, perché hanno capito che il nostro corpo è fatto di particelle subatomiche, la luce è fatta di particelle subatomiche, l'universo intero è fatto di particelle subatomiche che entrano in relazione tra di loro. E ha compreso che le particelle subatomiche possono avere due nature, una ondulatoria e l'altra invece corpuscolare. E quindi cominciamo a vedere la percezione. Questo cosa vuol dire? Che lui ha incominciato da questa definizione, ha detto fammi provare a studiare come si muovono le particelle del nostro corpo, comunque della vita e della vita stessa. E allora ha detto fammele misurare, ma si è reso conto che era quasi impossibile misurarle. Perché? Perché ogni volta che lui provava a misurare, quindi cercava di capire, come ho detto prima, la località, quindi tante volte noi chi siamo e dove siamo, per noi è importante, sì, per noi, ma per il nostro cervello, o se vogliamo ottenere o realizzare una vita, desiderare una vita desiderata, quindi creare la nostra realtà desiderata, sapere dove siamo e chi siamo può non servire, può non essere utile, o potrebbe essere utile. Quindi lui comincia a fare questi esperimenti, manda dei fasci di luce, dei fotoni, e ha scoperto che sulla base dell'osservatore, quindi sulla base di quando veniva osservata questa particella, da onda, da infinite possibilità di locazione in uno spazio aperto, nel momento in cui lui la osservava, questa diventava corpuscolare, quindi lui diceva si collassava. Ok? E questo per dire che cosa? Quando noi pensiamo che la nostra identità sia quella, in qualche maniera facciamo collassare la nostra realtà. E viene quella famosa frase che ci viene in mente, quella frase che dice sono fatto così. Quindi collassiamo la nostra realtà. E questo cosa fa? Ci fa creare una realtà, magari non desiderata, ma a volte una realtà temuta. Perché in qualche maniera ha dimostrato un'altra cosa, Heisenberg, che sembrava quasi che questa particella sapesse prima il suo comportamento. Quindi quasi è come se sapesse dove, quando e come lui l'avrebbe osservata. E quindi si collassava sulla base dell'esperimento che faceva. Adesso è fatta molto semplice, cerco di essere molto semplice perché comunque ci sono libri, libroni, trattati, come dicevo prima, durante i corsi andiamo a provare a veramente a sentire sulla nostra pelle cosa vi sto dicendo. Quindi lui ha capito che la cellula e la particella potrebbe essere in qualunque posto dello spazio, dell'universo, mentre noi, che siamo
un insieme di particelle consenzienti o consapevoli, andiamo sempre a collassare la realtà non su quello che desideriamo, su quello che pensiamo che sia vero, senza guardare le infinite possibilità che ci circondano. Regalo a chi ha un'attività. Ovviamente chi ha un'attività col pubblico, giusto? Ha bisogno di clienti, giusto? Sì. Sì. Ha bisogno di clienti nuovi, giusto? Sì. Sì. Di certi clienti nuovi? Dipende dall'attività. Dipende dall'attività. Ma tendenzialmente un'attività che può fare in qualche maniera deve... Okay. Chi ha un'attività, guardate quanti clienti nuovi potenzialmente avete stasera. Alzate e guardate. Potenzialmente chi ha un'attività ha tutti i clienti. Ma se se ne stava a casa e aspettava, porca miseria, non arriva nessuno avanti. Ok, quindi? Collassato. Collassata la realtà dentro la propria attività. Collassata, proprio collassata. Se io quando faccio la gente di commercio, se avessi più clienti, ho capito. E per averlo di più? Ti muovi? Frequenti anche ambienti, parli di te, ti presenti, fai sentire la tua identità quando parli? Ci credi? La conosci, ci credi? E anche il credo, quando parlavo di identità psicologica o personale, il credo è. E quando otteniamo la l'equilibrio verticale, l'equilibrio verticale passa anche attraverso il sentire, il credere, l'entusiasmo, la motivazione. Sì, è l'energia, perché Heisenberg e tutti i filosofi, i fisici quantistici hanno dimostrato che la materia è una conseguenza di infinite possibilità di onde. Quindi il nostro corpo è il collassamento di una realtà di infinite possibilità, ma hanno anche dimostrato, come dicevo prima, anche l'astrofisica, che il nostro corpo ha un'estensione, dicono all'infinito, del nostro corpo, della nostra essenza, della nostra energia. Quindi, uno, è importante sapere chi siamo, dove siamo? Ok, ma perché la cosa importante è la percezione che abbiamo noi. Quindi l'evoluzione avviene attraverso la percezione. La percezione di quello che ci manca. Mi mancano clienti, parlando di attività, posso dire essere preoccupato perché in passato non sono riuscito a trovare i clienti e quindi sono preoccupato di non riuscire a trovare, il mio pensiero su che frequenza si allineerà e le mie energie, il mio cuore, il campo magnetico, l'elettromagnetico del mio cuore su che cosa si allineerà e le mie azioni su che cosa si allineeranno e che cosa avrò. Quello che voi desiderate esiste già in abbondanza intorno a voi, solo che non lo vediamo. Perché? Mille motivi. Paura, pregiudizi, i nostri confronti degli altri, e quindi abbiamo questa percezione della realtà sfalsata. La fisica quantistica ha dimostrato un'altra cosa, che in teoria per noi, per la fisica tradizionale, nello stesso posto non possono stare due cose contemporaneamente, a meno che uno non sia all'interno dell'altra. Invece per la fisica quantistica dice che nello stesso momento ci può essere tutto, ci può essere niente. Nella stessa situazione che voi vivete ci possono essere problemi o ci possono essere opportunità. Perché cosa dipende? Da come voi osservate la vostra realtà. È chiaro? Sono abbastanza chiaro? Altra cosa, ha dimostrato sempre questi cosa fare, la famosa legge o comunque la teoria del gatto di Schrödinger. Che già il nome. Sapete? Vedete che è Schrödinger? Adesso ve lo faccio vedere che è Schrödinger. Il gatto di Schrödinger. Sì,
Che riguarda Big Bang Theory? È simpatico. Signora Crossinger, e non ha un gatto, ma un cane che si chiama senza peli, fastidiosissimo. Non vuole venire da casa. Ok? Scusa se ti sei distratto, comunque, nel 1935... Pitagora! Quella è la signora Crossinger, e non ha un gatto, ma un cane che si chiama senza peli, fastidiosissimo. Non guarda! Scusa se ti sei distratto, comunque... Nel 1935, Erwin Schrödinger, tentando di spiegare l'interpretazione di Copenaghen della fisica quantistica, propose un esperimento in cui un gatto viene messo in una scatola con una fialetta sigillata di veleno che si romperà in un momento casuale. Adesso, visto che nessuno sa né se né quando il veleno verrà rilasciato, finché la scatola non sarà aperta, il gatto può essere considerato sia vivo sia deceduto. A me dispiace, non vedo il punto. È ovvio, non lo vedi perché non ci sono arrivato. Dovresti essere una sensitiva, i sensitivi non esistono. Sheldon, qual è il punto? Proprio come il gatto di Schrödinger, la tua potenziale relazione con Leonard adesso può essere considerata sia positiva che negativa. È soltanto aprendo la scatola che potrai scoprire com'è. Ok, quindi stai dicendo che dovrei uscire con Leonard? No. Fammi ricominciare, ne vedi? Quindi, potenzialmente, qua ci sono clienti, potenzialmente non c'è nessun cliente. Contemporaneamente, nello stesso istante. Dipende da che cosa? Da come osservate la vostra realtà, il vostro credo, la vostra descrizione, la motivazione, la volontà di andare ancora a cercare clienti nonostante gli innumerevoli tentativi che avete fatto, no? Adesso parlo di clientela, ma sto parlando anche di amore, di relazioni, di accettazione da parte degli altri. Le regole sono le stesse, cambia solo l'oggetto. Sono stata fregata mille volte e quindi, ma posso chiudermi in casa, posso cominciare ad uscire. Sono anche, adesso mi metto a ridere, perché parlando con Tecla c'è un modo diverso, ad esempio, di vedere il modo di conoscere altre persone. Come si chiama? Speed meeting? Speed date. Allora, ai miei tempi, se volevo conoscere andavo in discoteca. Cioè prima di parlare con una persona, poi non sapevi se non la conoscevi, se non la conosceva qualcuno, se era impegnata, se potenzialmente era sul mercato. Quindi c'era tutta una serie di paranoie, ma se la allora. No, adesso vado, ci sono. Allora, fammi per un bicchiere. E avanti e indietro. E questi esempi sono realtà, anche adesso parlo di relazioni, questo esempio, vai là, sai che in realtà qua c'è una persona che vuole conoscere, appunto. A volte si parla anche di altre situazioni, ma se parliamo del lavoro ovviamente ci sono tanti strumenti anche per conoscere clienti nuovi, associazioni, gruppi di acquisto. Però se stiamo a casa potenzialmente non abbiamo nessun cliente, se usciamo potenzialmente abbiamo tutti i clienti che vogliamo, sempre che ci deve essere quella parte di volontà di andare. Se nella nostra identità c'è questo movimento, questo verso che cosa? Dove andiamo? Sapete dove andiamo? Sapete chi definisce dove andiamo? Tornando al discorso della teoria della fisica quantistica, chi decide dove andiamo? Noi, nel momento che osserviamo e definiamo la nostra realtà. La osserviamo e facciamo la cosa forse peggiore che possiamo fare, la giudichiamo. È così? Cos'è? Ma potevo fare di più? Poi anche gli altri ci si mettono. Potevi fare di più? Perché? E queste persone ci influenzano anche quando non sono vicino a noi. Altro principio della fisica quantistica, la non località.
esperimento di fisica quantistica e esperimento di psicologia. Uno psicologo in America, adesso mi ricordo il nome perché ha dato nome Andorra, una cosa spaziale da ricordare, ma ci interessa l'esperimento che ha fatto, ha preso due studenti, li ha fatti studiare insieme, li ha fatti preparare un esame insieme, li ha fatto dare l'esame insieme, quindi ha creato una relazione. Poi ha detto, fammi un po' provare, perché gli americani poi hanno fatto veramente degli esperimenti sul cervello umano, soprattutto la CIA, per capire come funziona il nostro cervello, perché noi abbiamo la capacità di vedere oltre. E ci sono quelli che si chiamano i visori remoti, che è una, diciamo una divisione della CIA, sono quelli che riescono ad identificare le persone a distanza, attraverso la connessione del cervello. All'inizio, adesso non ricordo più il nome, un ex agente segreto della CIA ha scritto un libro, se lo cercate, l'agente segreto della CIA, la storia dei visori a distanza, sono parecchi libri che ha scritto questa persona, dove spiegava le tecniche che utilizzavano per vedere oltre, cioè quindi per vedere anche localizzare cose e persone anche dall'altra parte del mondo. La introduzione mentale che scritto. Adesso non ricordo più il nome di... che ha fatto anche gli esperimenti sulle piante con le Baxter, un altro sull'anima delle piante, ci sono tantissimi esperimenti. Quindi cosa è successo? Quindi questo Heisenberg ha deciso di provare a mettere in relazione delle particelle mentre quell'altro ha messo in relazione delle persone, e hanno visto che quando venivano separati avevano dei comportamenti simili. Per quanto riguarda gli studenti, e infatti creare una relazione, quindi immaginate la relazione che avete creato con i vostri genitori, identità, con i vostri amici, con i vostri colleghi, con i vostri compagni di scuola, con i vostri ex, con i vostri attuali, con i vostri figli, con i vostri conoscenti. Immaginate quando si parla di campo, quante influenze possiamo avere e quanto con gli amici io sia una persona, al lavoro sia un'altra, col commercialista sia un'altra, sulle relazioni sia un'altra, perché questa influenza ci ha portato a cambiare la nostra identità e a creare delle maschere per proteggerci oppure per farci accettare. E tornando a noi, quindi tutte queste, quando noi entriamo in relazione con le persone, ci lasciano un qualcosa, in qualche maniera saranno per sempre collegate a noi. Se vogliamo farci influenzare, ci fanno influenzare, oppure se noi vogliamo essere influenzatori, possiamo influenzare, ma ci deve essere una parte consapevole. Quindi, se parlano due studenti, mi mettono questo bel casco di elettrocefalogramma, giusto? E cosa ho fatto? Uno l'ha messo in una stanza, tranquilla, senza rumori, senza particolari suoni, senza colori, mentre l'altro gli hanno fatto provare uno shock. E cosa ha fatto secondo voi quando c'è stato lo shock? L'elettroencefalogramma ha avuto degli sbalzi, era a distanza, così non si vedevano, non parlavano. E l'altra persona, nel momento che chi è stato sollecitato da questo stimolo improvviso, aveva una variazione a livello di elettroencefalogramma, anche l'altra persona aveva la stessa reazione. Quindi hanno capito che comunque le particelle, quando entrano in relazione, anche se vengono mandate a chilometri di distanza, a migliaia di chilometri di distanza, in qualche maniera rimangono collegate. Nel CERN di Ginevra, sapete che hanno creato quell'anello enorme dove provano ad accelerare le particelle subatomiche, hanno anche provato a separarle e a spostarle una dalla parte una dall'altra. Le cellule, le particelle subatomiche, hanno una rotazione, un senso di rotazione, e hanno visto che quando facevano cambiare il senso di rotazione a una, anche l'altra cambiava. Ok? Quindi questo cosa vuol dire? Che questo campo infinito di persone che conosciamo, che hanno creato la nostra identità, in qualche maniera ci possono fare cosa? Ma in maniera consapevole o inconsapevole ci influenzano? Non so. Tante volte lo fanno in maniera inconsapevole, è una questione di energia.
Ma noi adesso siamo consapevoli che ci possono influenzare? E perché non influenziamo noi loro? Come? Ma li ha consapevole o inconsapevole? Inconsapevole. Ma immaginate diventare influenzatori, comunque, vabbè, qua non ci sta, influenzatori consapevoli della realtà. E quindi incominciate a tirare alla vostra vita quelle famose mancanze che sentite.